Per tutelare l'ambiente, riduci, ricicla, riusa. E questo è il messaggio educativo portato avanti dal Lions Club di Teramo, che ha indetto sul tema dell'ambiente pulito un concorso creativo tra le scuole superiori del Comune di Teramo. E le scuole del Comune di Teramo che hanno partecipato sono state molto numerose, le classi, ben sei classi, e sono state realizzate, come potete vedere, anche delle creazioni molto originali, molto belle, perché sono frutto di attività didattica delle scuole e i ragazzi sono andati nel parco fluviale, nelle strade, nel territorio alla ricerca di quei materiali che potevano utilizzare per realizzare un qualcosa, e quindi da un rifiuto, da uno scarto della cittadinanza, della città, sono uscite fuori delle bellissime opere d'arte, io direi, anche se sono riproduzioni, ma sono delle proprie vere e proprie opere d'arte, quindi hanno creato nuova bellezza. All'evento conclusivo del concorso di idee sul riciclo indetto dal Lions Club di Teramo e che si è tenuto all'auditorium dell'Istituto Teramano Alessandrini è intervenuto il colonnello dell'aeronautica Francesco Laurenzi, volto noto della RAI. Il suo monito agli studenti è quello di non credere che la Terra sia un luogo inesauribile dove poter buttare tutto e di tutto. Questi giovani che vediamo qua, che riempiono la sala, sono veramente grandi, sono forti, cioè hanno capito qual è il problema e sanno conservare il loro ambiente. Bisogna indirizzarsi in maniera diversa, cioè noi pensavamo che la Terra fosse un contenitore immenso, invece no, la Terra finisce pure questa qui e non è possibile fare tutto. L'atmosfera, dentro l'atmosfera non si può buttare tutto, prima o poi l'atmosfera si satura, ce ne stiamo accorgendo, anche il problema dei rifiuti. La Terra, benché grande, benché immensa, noi la immaginiamo che è senza fine, in realtà è un sistema limitato, prima o poi finisce e stiamo veramente superando il limite della saturazione, quindi non tutto è possibile fare su questo pianeta. La Terra ci permette di fare tante cose, ma non di abusare della natura.